Ciao, ti piacerebbe imparare un sistema per pianificare la tua settimana di studio alla batteria in modo facile ed efficiente? Oggi ti spiego come fare. Ciao, sono Leonardo Rizzo e ti do il benvenuto su Drumlosophy. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a cliccare il tasto iscriviti attivando la campanellina per essere sempre aggiornato con tutti i prossimi video. Riuscire a organizzare la propria settimana di studio a volte è una vera sfida. Dobbiamo districarci tra famiglia, impegni, lavoro, imprevisti e tutto questo a discapito della nostra passione. La batteria. L'organizzazione del proprio tempo viene anche chiamata time management dai guru, appunto, del time management, però non è sempre applicabile da noi persone comuni mortali. E questo perché non sempre le tecniche presentate in un libro si sposano con la vita di tutti i giorni. E riuscire a far quadrare le tecniche con la nostra vita, con i nostri impegni, appunto, a volte può diventare estremamente frustrante. Quello che ti voglio proporre oggi è un approccio diverso, ed è un approccio che tiene in considerazione l'elemento più importante di tutta questa equazione, cioè te. Il sistema che ti voglio proporre è suddiviso in tre parti ed è un sistema neutro, cioè potrai applicarlo alla tua situazione personale customizzandolo secondo le tue esigenze. La prima parte di questo sistema consiste nel creare un ambiente ideale per la programmazione. Potrebbe sembrare strano, ma l'ambiente che creiamo mentre pianifichiamo influenza pesantemente le nostre scelte. E visto che stiamo cercando di creare una settimana ricca, produttiva, ci conviene partire con il piede giusto. Per far questo ti do un paio di suggerimenti. Il primo consiglio è quello di scegliere un giorno e un orario che ti consentono di dedicare 10-15 minuti alla programmazione. La scelta di un giorno e di un orario specifico è importante perché dovrai essere estremamente concentrato e produttivo. Assicurati quindi che il time management che dedichi alla programmazione sia tempo di qualità in cui ti senti in forma e in un ottimo stato. E per pianificare in modo sereno e senza distrazioni, ti consiglio di rendere partecipe chi ti sta vicino che stai eseguendo un'attività per te importante. In fin dei conti si tratta solo di 10 minuti, al termine dei quali potrai ritornare a occuparti di tutto quello che ti stava aspettando prima. E il secondo consiglio relativo a questa prima parte è ovviamente quello di mettere il tuo telefonino in modalità offline. Personalmente, dopo una serie di esperimenti, preferisco programmare la settimana a seguire il venerdì sera. Ho provato anche la domenica mattina o il sabato pomeriggio o anche in altri momenti, ma quello in cui mi sento più produttivo per pensare a che cosa raggiungere la settimana dopo, per me è il venerdì. Tu ovviamente fai i tuoi esperimenti e cerca di capire qual è il giorno e l'orario più adatto alla tua situazione. Entriamo adesso nel vivo del time management in cui iniziamo a programmare effettivamente la settimana che ci aspetta. Inizia a guardare la tua agenda e controlla tutte le slot di tempo che sono già occupate. Potrebbe essere il tempo dedicato al lavoro, il tempo in cui magari vai a scuola o il tempo in cui hai un appuntamento già fissato. Se non sei abituato a farlo, ti consiglio di segnare fisicamente in un'agenda o digitale o cartacea tutti gli impegni fissi, cioè dovrai vedere visivamente, graficamente, le slot di tempo che sono già occupate. Fatto questo, cerca adesso di concentrarti sulle slot di tempo che hai libere, e per far questo puoi usare anche dei codici colore differenti. Ti faccio un esempio riferito alla mia situazione in cui il lavoro per me è rosso, quindi le lezioni o le registrazioni. Lo studio della batteria è giallo, gli impegni extra sono viola. Ho trovato questi codici colore che per me funzionano e mi fanno capire immediatamente con un colpo d'occhio come sarà la mia settimana. Cerca di capire anche in questo caso quello che funziona meglio per te, i colori che ti piacciono di più per una certa attività e che ti consentano con un colpo d'occhio di capire subito come sarà la tua settimana. Una volta che hai capito le slot di tempo fisso in cui sei impegnato e le slot invece di tempo libero in cui puoi dedicarti alla tua passione, è arrivato il momento di togliere del tempo da quelle libere. Togliere del tempo da quelle libere? Sì! Perché in quelle libere tu non consideri gli imprevisti. E non c'è cosa peggiore di programmare un'attività senza considerare eventuali imprevisti che possono succedere. Il mio consiglio è quello di togliere dal tempo a disposizione libero che hai individuato almeno il 20-30%. Se poi durante la settimana non dovessi avere tutti quegli imprevisti, potrai comunque aggiungere del tempo. Ok, dopo aver individuato il tempo a disposizione, dobbiamo inserire l'attività che intendiamo fare. Se non sai da dove partire, ti consiglio di ragionare in termini di cose importanti e urgenti. Questo sistema, che si chiama matrice di Eisenhower, di cui ho fatto un video e ti consiglio di guardarlo, troverai il link qua sopra, ti consentirà di ragionare in termini reali rispetto alla tua situazione, quindi essere particolarmente efficace rispetto a quello che per te è importante e urgente in quel momento. Una volta che hai stabilito quello che per te è
urgente, quindi che devi sbrigare subito, e quello che per te è importante, che quindi devi programmare in un'ottica futura, dovrai assegnare una stima di tempo per ciascuna di queste cose. Cioè, sostanzialmente dovrai ragionare in termini di quanto tempo secondo te dovresti metterci per completare quella cosa. Io ragiono in termini di blocchi da 25 minuti. Cioè, per una certa attività, un certo studio, ad esempio della batteria, presumo di metterci 4 blocchi da 25 minuti. Prendo nota di questa cosa durante la programmazione e me lo segno di fianco, quindi segno semplicemente 4 blocchi. Al termine della settimana, quindi quando mi trovo poi a programmare la settimana dopo, effettivamente vedo se ci ho messo più o meno rispetto alla mia stima. Questo è fondamentale perché ti consentirà nel tempo di ragionare in termini corretti e di stimare la settimana che ti aspetta in termini ancora più precisi. L'ultima parte prevede l'azione, ovviamente, e l'annotazione di quello che hai fatto. Quando poi studio, cerco di annotarmi tutte le cose che ho fatto, come mi sono sentito e quanto tempo ci ho messo, per essere poi più efficace durante la programmazione della settimana seguente. Fammi sapere come ti sei trovato con questo sistema di time management nei commenti qui sotto, e fino alla prossima, buona programmazione.